Ciao a tutti! E bentornati sul canale! Sentite il suo rumore, che cos'è? L'altro giorno siamo andati a fare shopping, abbiamo comprato un po' di novità della Hot Wheels, guardate un po' qua. Allora, ne abbiamo trovate veramente tante, tante, sai Craffio? C'è ancora qualcuna, non perdiamocele lì. E siamo andati in due posti diversi, a dire la verità, e in uno ho trovato poche novità. E quello classico negozio che sapete che costano un euro l'una. Ne ho trovate poche. E addirittura ho preso il treno, sono andato a farmi questo giro, a cercare un po' di macchinine. E devo dire che sono stato abbastanza contento del fatto che col treno ci metti poco, costa poco e arrivi a due passi da questo negozio. Però purtroppo era poche novità. Poi ieri sono andato con la mamma a fare la spesa e lì c'è un altro negozio. E ne ho trovate veramente tante, solo che le pagate 1,80 euro, quindi un po' di più, vedete, 1,80 euro. E quindi, vabbè, ormai le avevo viste e le ho prese, non potevo lasciarle lì. Magari tra un mese le troviamo nell'altro negozio a 1 euro, ma chi se ne, come dice Craffio. Vediamo un po' cosa abbiamo trovato? Vediamo. Allora, sono rimasto molto contento, perché ho trovato delle macchinine che avevo già, di la verità le ho prese anche doppie. E altre che invece stavo cercando e sono proprio degli ultimi case arrivati. Iniziamo subito, dai, iniziamo un po'. Craffio, facciamo un po' per uno? Okay. Questa, l'Honda S2000 in versione gialla. C'era già uscita, però c'aveva delle righe nere, invece questa è tutta gialla. Guardate che bella, come ben definita, Molto ben definita, bella, bella, perché è disegnata davanti e dietro. Questa è una Ryu Ride, praticamente disegnata da Ryu Asada. Sappiamo tutti chi è Ryu Asada, chi era, ma chi è, perché è rimasto nei nostri cuori, perché soprattutto i suoi modelli sono sempre presenti. E potete vedere oggi, quest'oggi, quanti modelli ci sono con questo loghetto qua. Poi andiamo avanti, vediamo questa, una Custom Honda N600 in giallo. Vedete anche questa marchiata Ryu Asada. Sono tutte macchinine che aveva disegnato lui. Ma guardate che bella, guarda che bella, Craffio. Tutta, diciamo, ben dettagliata davanti e dietro, con la targa. Molto bella. Questa, anche questa l'avevamo in altri colori. Mi sembra in verde, in giallo, insomma. L'abbiamo in altri colori. E questa è uscita in bianco. Adesso, poi, continuiamo. Vediamo cosa c'è qua. Ah, questa, la Corvette 2020. Ce l'avevamo già, di la verità l'ho presa perché è talmente bella che ne ho prese un paio. Ne ho prese un paio perché quando sono belle, anche questa, guardate, è ben dettagliata davanti e dietro. C'ha tutte le scritte Corvette, i fanali, davanti e dietro. Belle, 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 sono contento. Andiamo avanti. Questa Mazda Repu. Questa qua è già uscita in un altro colore, adesso in verde anche. Anche questa, guarda, sono tutte belle dettagliate, meno male. Questa tornata qua è di tutte macchine dettagliate, praticamente con tutte le calcomanie. Vedi, questa qua c'è il cerchio un po' rovinato, peccato lì, e va bene, un po' il colore. Bella, bella, andiamo avanti, dai. Questa ho preso ieri, Ford Focus RS in arancione con le righe nere. L'avevamo già vista in blu e in altri colori, mi sembra, se non ricordo. Questa è l'RS, questa non è dettagliata, questa non c'ha neanche un fanale, c'ha solo la scritta RS, Ford, le strisce, il resto non c'è. Non è che possiamo essere super al 100% contenti. Benissimo. Poi, questa gialla cos'è? GMC Hummer EV. Questa qua è la nuova versione dell'Hummer. Guarda un po' che versione strana. Le conoscevi, Craffi? L'hai mai vista? No. Magari nei tuoi videogiochi, così non ce n'è di queste, né? Non l'ho mai vista questa qua. Guardate un po' che Hummer. In giallo. E che questa è appena uscita. Poi questa, la Jeep Wrangler del 2017, in versione proprio fangosa. Vedi che c'è le ruote infangate, vedi Craffio? Cioè, penso che voglia dire che sia infangata, anche perché vedi c'è tutto il fango sulla fiancata. Bella questa versione, bella. Andiamo avanti. Questa abbiamo presa ieri, Volkswagen Caffel Race. Guarda qua che bella, anche questa ci hanno già tante altre versioni, adesso è uscita in questo colore Bordeaux. Questa è della serie Hot Wheels Contoured. Vabbè, abbiamo capito, bellissima. Poi guarda cosa è uscita di nuovo,
Cosa è uscita? L'Alfa 8C competizione, l'Alfa Romeo 8C competizione. Ce l'abbiamo da tantissimi colori, non mi ricordo se c'è anche questo qua. Mi sembra di sì, poi guardate com'è anche questa tutta dettagliata, bella. Questa ne abbiamo in tante versioni, credo già di avercela in questa, però non potevo lasciarla lì, è l'Alfa Romeo 4C, 8C, non potevo di certo lasciarla lì. Andiamo avanti. L'abbiamo vista in giallo, in rosso, in blu, in bianco e adesso in verde, la Volvo 850 estate, anche questa è una Ryu Riders, della Ryu Asada, guardate che bella, in verdone, questo è un verde inglese, questo, della Volvo estate, addirittura questa qua col marchietto dietro, bella, bella, bella. Andiamo avanti, un'altra gialla, questa Honda Civic Type R, una EK9 in giallo, tutta gialla, l'abbiamo vista in bianco e in rosso, e sempre questa è una Ryu Riders, bellissima. Guarda la Lotus Sport Elise, con la riga verde, e col classico verde Lotus, e guardate com'è bella definita dietro, dettagliata, Molto belle queste serie qua, molto belle. Andiamo avanti. Questa cos'è? Questa è una Kossinger Gemera. Che strana questa macchina, non l'ho mai vista, Koenigsegg. Eccola qua, anche questa è nuovissima, Insomma, una macchina un po' così. Andiamo avanti. Oh, questa è la Mercedes-Benz classe A, in giallo con i cerchi gialli, la riga nera, il tettuccio e c'ha, guardate, tutta dettagliata anche questa. Bene, bene, bene. Poi, questa l'avevamo già presa l'altra volta, l'avevamo già vista forse nel video con Scarlett lì. Questa è la Greenwood Corvette, guarda un po' che bella, Crafio. Guarda che bel colore verdone, Un verde ramaro, un verde metallizzato. Bellissima, andiamo avanti. Arcura NSX, l'Honda Arcura. Ruhr Riders, queste qua, guardate, cioè proprio le sue sono veramente le più belle in assoluto. Ci sono una che mi convince. Bella, bella, dai, andiamo avanti. Questa forse ce l'avevo già, la Chevrolet 57 in questa colorazione, forse ce l'avevo già, questa di realtà l'ho pagata 1,80€, vabbè, potevo lasciarla lì. No, sono convinto di avercela, però nel dubbio, come sapete, le acquistiamo due volte, piuttosto che lasciarle lì. Questa, la Nissan Z Proto, guardate qua che macchina. Questa quando era uscita ho detto speriamo di trovarla, effettivamente sono stato fortunato e l'ho trovata. Quella che mi manca è la Pininfarina, che è uscita. La Lucio Air. Che macchina, ti piace Crafio? Questa mi sembra una macchina abbastanza familiare. Abbastanza familiare. Sembra un po' una Tesla, cosa sembra? Una Kia? Cosa sembra? Sembra un po' la macchina. Sì? Da come è fatta. Sì? Quella della Apple. Della Apple, può darsi, Lucio Air. Beh, può darsi, è perché... Green Speed, macchina elettrica, è un po' stile Apple, sì, la scritta e tutto, anche il nome. Andiamo avanti, come l'Apple Air. Questa, un'altra Ryu Riders, un'altra sua realizzazione, Mazda MX-5 Miata, però con tutta questa colorazione qua. Vedete, questa qua da drifting, penso che sia, Japan Import, bellissima, vedete che c'è anche la sigla lì, la marchiata. Bella, bella, andiamo avanti. Questa l'avevamo già presa, ne abbiamo presa un'altra perché è talmente bella, la Mercedes 3000 CLS Race Car del 73, questa ne abbiamo un paio e ce le siamo prese. Questa, guarda che bella, con la scritta Goodyear, la Ford F-150 del 2009, con la scritta Goodyear. E se non sbaglio ne abbiamo preso un altro Ford, no, non è un Ford, è un Ram. Eccolo qua, il Ram. 1500 Rebel, anche questo sono questi pick-up enormi del 2020, adesso in questo Bordeaux. Poi, guarda qua, Hyper Rocket, questa qua insomma è un po' al limite delle nostre scelte, perché è una macchina un po' fasulla. Andiamo avanti, questa la Ducati Scrambler. Hot Wheels Edition, guardate qua, l'altra volta l'avevo vista, non l'avevo presa, ho detto, ma sì, ma è da Ducati, ma prendiamola. Questa qua è la moto che volevo prendere, tu mi hai detto, ma no, se prendi quella moto lì non vengo con te. E allora niente, non la prendiamo. Benissimo, poi, guarda,
Dodge Charger, questa è quella del film Fast and Furious, vedi, fatta tipo pick up, cioè pick up, tipo fuoristrada rialzata per andare nel deserto, per essere, non mi ricordo in che Fast and Furious era. Bella, bella. E poi ultima. La macchina più bella per ultima. La macchina più bella per ultima, perché questa, sempre nella Rio Revels, questa qua non l'avrei mai presa, però ce l'abbiamo già in giallo, perché una volta l'ho trovata con Scarlett, e quando però ho visto questa in oro, che è una Tesla Hunt, vedete, vedete il loghino lì, l'ho presa al volo, l'ho presa, ce ne sono due versioni, vedete, no, questa è quella giusta, vedete qua, nell'occhietto, guardate l'occhio, guardatelo bene, vedete il loghetto Tesla Hunt, vedete qua, si vede meglio qua nella grafica, eccolo qua. Questa è la versione speciale, vedi che c'è il logo Tesla Hunt, sono quelli quindi che fate edizione limitata, questa dorata, ce l'abbiamo anche in giallo. Quindi Craffio, allora dimmi un po', la tua preferita, forse l'hai già detto la tua preferita, involontariamente l'hai già detto. Quale? Abbiamo preso un bel po', questa volta non siamo stati a badare le spese, perché le abbiamo prese, abbiamo pagato un po' di più del solito, cioè sempre meno dei 2,50 euro che si trovano in giro, però ieri quando l'ho viste quelle lì, avevo il casco in mano della moto, l'ho riempito, la mamma ha detto, ah non prendi niente, solo due macchinine, poi quando ho visto il casco pieno, dice, ah ecco, mi sembrava strano, allora quale ti piace di tutte queste, Craffio? Non si vede. Non si vede? Dove è finita? Eccoli, dai. Poi ti piace tutte queste? Ah, beh, è forte questa qua. Non l'avremmo mai presa. Quella gialla l'ho presa perché c'era Scarlett. E questa non potevo lasciare lì. Era l'ultima della fila. Sono andato a vedere, ho detto, stai a vedere che siamo fortunati. Ed è uscita lei. Bellissima. A me piace, l'Alfa 4, l'8C, perché è una macchina stupenda. Stupenda, però forse ce l'abbiamo già. Quindi diciamo di quelle nuove... Di quelle nuove, mi piace, guarda, la Lotus, guarda che bella, l'Elise Sport, piace questa. A voi quale vi piace di più? L'avete trovate questi modelli? Se avete trovate, scrivete un messaggio. Io sto cercando la Pininfarina, che non l'ho ancora trovata. Quando ho visto questa, ho detto, stai a vedere lei, ma poi invece, frugando nel cestone, non era lei. Ho visto il giallo, ho detto, infatti ci sono tante gialle, faremo anche una settimana un giallo week, Yellow Week, facciamo caro Fedele, lo so che da un po' che lo dico, adesso ci stiamo lavorando, ci vuole tanto tempo, tanta pazienza, in questo periodo ci manca un po' il tempo, un po' la pazienza, anche perché se non vediamo salire gli iscritti noi ci rimaniamo male, quindi lì, cliccate lì, iscrivetevi, suonate la campanellina, perché abbiamo bisogno di tanti iscritti, così siamo stimolati e andiamo avanti, sennò poi ci dispiace. Invece un saluto a tutti i nostri follower, i nostri iscritti, perché stiamo aumentando piano piano e sono molto contento, perché con alcuni proprio ci scriviamo, lasciano un sacco di messaggi, quindi siamo sempre in contatto. Quindi dai, ci vediamo alla prossima con i nuovi video, poi le apriamo una a una, perché qua ce ne vuole una settimana per aprirle, Craffio non ha questa pazienza, poi vediamo un po' di trovare il sistema per aprire, adesso stiamo organizzando un po' di video nuovi e vediamo, no? Quindi Craffio, cosa dici? Ti piacciono? Allora, non tutte, però più della metà sì. Più della metà sì, siamo fortunati. La più brutta di tutte qual è secondo te? Quella verde inglese al centro. La Volvo? Sì. Ma no, bellissima la Volvo qua. La Volvo, bellissima. La mia più brutta di tutte, più brutta, non ce n'è. E se no quelle brutte io le lascio lì, mica le prendo. Ce ne ho tante altre che non ho preso perché non fanno parte della nostra... serie, non è che ne abbiamo già talmente tante, saremo ormai quota 9.000 macchinine, sì. E quindi cosa ne facciamo di quelle brutte? Ci mette anche quelle brutte e non usciamo più, cioè usciamo noi di casa. Tieni conto che in ogni scatola che c'hai te di là, sì? Ce ne stanno una quarantina. No, ce ne stanno 70. 70. Va bene, dai, ci vediamo alla prossima allora. Ciao Craffio. Ciao. Ciao a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e suonate la campanellina, lasciate un commento. Vi aspettiamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao. Thank you.